Beh, Santarelli, direi che due primi set come non si erano mai visti, poi un attimo di appannamento, ma poi abbiamo finita la grande. Devo dire proprio brave ragazzi, una gran bella gara, le ho viste molto bene i due giorni successivi la vittoria con Novara. Devo dire che vincere a Novara ti dà sicuramente consapevolezza dei tuoi mezzi, però le ho viste molto motivate, positive e ci siamo allenati davvero bene, quindi oggi ero convinto che avremmo fatto una bella gara. Non mi aspettavo tre set così belli, siamo stati aggressivi in ogni fondamentale. Quel terzo set non mi va proprio giù, perché ci è successo già altre volte di adagiarci un po', no? Di cullarci, perché tanto quello che facciamo basta e avanza, invece non è così. Dobbiamo capire che ad alto livello e quando affronti squadre come Novara, se tu le lasci un attimo, queste giocano e giocano a pallavolo anche bene, quindi quel terzo set dovremo lavorarci, proprio nel complesso molto brave ragazze, complimenti alle ragazze e a tutto lo staff. Funzionava tutto comunque, anche varietà di gioco molto bene. Sì, noi giochiamo così, no? Quindi se viene il cambio palla, se funziona abbastanza bene il muro, devo dire che poi siamo una squadra forte. A Novara non ha funzionato benissimo il muro, oggi ha funzionato molto meglio e questi sono i risultati. Poi devo dire che siamo stati molto aggressivi al servizio, quindi quando il loro cambio palla non ha funzionato noi ne abbiamo approfittato alla grande. La versione europea di Conegliano dà buoni risultati? Io devo dire che anche la versione italiana di Conegliano dà buoni risultati, cioè questo è indubbiamente una gran bella gara contro una squadra molto forte, però devo dire che comunque tutto il cammino fin qui credo che sia positivo, perché sì, abbiamo avuto due sconfitte fino adesso, una in Supercoppa e l'altra a casalinga con Modena, però fino adesso il cammino lo considero molto positivo. Questo è un ottimo passo, abbiamo fatto un gran bel passo in avanti, perché vincere da tre punti contro una diretta concorrente è sicuramente la miglior partenza possibile.